Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, come ogni anno il primo di novembre, oggi siamo alla messa vigiliare del 31, è il grande giorno in cui la liturgia della Chiesa ci fa letteralmente proprio volare in paradiso. La nostra eterna e beata patria che ci attende ed in cui già dimorano pienamente felici e gaudenti le innumerevoli schiere di martiri e vergini, dottori, confessori, santi e sante che ci hanno preceduto. È molto significativa, carissimi, la collocazione liturgica di questa solennità all'inizio del mese tradizionalmente dedicato ai defunti. Tutti sappiamo che il mese di novembre è dedicato ai defunti. Apro una piccolissima parentesi, perché devo dirvelo come parlo, devo farlo anche domani. La Santa Sede ha ampliato, a causa delle note vicende legate al Covid, la possibilità di prendere le indulgenze per il mese di novembre, che sapete dall'1 all'8 di novembre, se si visita il cimitero, c'è l'indulgenza plenaria una al giorno applicabile per un defunto. Si estende a tutto il mese di novembre perché si potrebbero avere delle difficoltà, limitazioni o cose di questo genere, no? Coloro che muoiono in Cristo, infatti, anche se assai spesso devono passare attraverso il doloroso percorso purificante del purgatorio, quindi il mese di novembre a questo è dedicato, però le anime del purgatorio hanno anche loro il cielo come meta, si chiamano le anime sante del purgatorio, perché hanno comunque già raggiunto la salvezza dell'anima, che è l'unico traguardo davvero importante della vita umana. È l'unico obiettivo che non si può e non si deve fallire, la salvezza dell'anima. Perché una sola è la vita terrena, non ne abbiamo altre. E in questa unica vita terrena abbiamo l'unica chance di giocare bene questa vita per investire su ciò che conta e dura in eterno, anche a costo di rinunciare a poche o forse anche molte, ecco, bagattelle o orpelli di questa fugace vita terrena. Voi sapete che stiamo vivendo questo tempo di perdurante angoscia, diciamo così, talora addirittura psicosi, legata alla tuttora in atto pandemia. E questa celebrazione, a mio avviso modesto, invita davvero ad un profondo rientro in noi stessi, per discernere e chiederci veramente che cosa è importante e cosa è al centro della nostra vita. Detto in termini proprio diretti, cosa è più importante, la salute del corpo o la salvezza dell'anima? E non diciamo subito la salvezza dell'anima, è chiaro che questa è una domanda retorica, ma è davvero così? La Chiesa ha sempre insegnato, certamente, che la vita terrena è un dono da custodire, non è una cosa da disprezzare. E che la vita stessa terrena, se vissuta in amicizia e in grazia di Dio, è bella, è degna di essere vissuta, non è brutta la vita terrena. Però la Chiesa, oltre a questo, e insegnando che la vita terrena è un bene, ha anche insegnato che la salute va curata, va custodita, non essendo lecito trascurarsi, né esporsi al pericolo di perdere anticipatamente la vita terrena, quindi anticipando il tempo della nostra dipartita da questo mondo. Però la Chiesa anche è sempre autorevolmente e autenticamente insegnato che il bene sommo e il fine ultimo della vita umana è la beatitudine, e che per essere raggiunta, oltre alla fede e alla grazia, che vanno comunque custodite, occorrono anche le buone opere ed una vita spesa nel generoso compimento dei divini voleri. Chi sono i santi? I santi sono coloro che ci hanno davvero creduto a questo ed hanno investito tutto il loro patrimonio fisico, psichico, morale, spirituale nella pratica delle virtù cristiane, giungendo, pur nella loro immensa varietà e pluriformità, all'eroismo nel loro esercizio. Hanno pertanto vissuto fin da questa terra in una condizione che certamente embrionale, incipiente, ma vera, di beatitudine. Abbiamo sentito nel Vangelo Gesù ripetere beati, beati, beati. Quella è la Magna Carta dei Santi. I Santi sono beati fin da questa vita perché vivono così. Come? Le otto dimensioni delle beatitudini, la povertà di spirito,
ossia una vera umiltà unita ad un profondo e pieno distacco dei beni terreni. Le sante lacrime, quelli che sono nel pianto, che è diverso dall'essere piagnoni, perché essere piagnoni non è cosa da cristiani, ma le sante lacrime sì, e sono sante quelle, le lacrime versate sui peccati propri e su quelli del mondo, sulle sofferenze di Gesù, sulle sofferenze della Madonna, oppure, i santi ne sono testimoni, le lacrime sante, il dono delle lacrime, cioè quelle profuse nel languore e nel desiderio ardente dell'unione con Dio cercata nella preghiera profonda. Queste sono cose, fratelli e sorelle carissimi, non pensiamo che siano cose da santi, cioè lontane da noi. A chiunque lo desidera e si dispone sono accessibili. I santi si sono insigniti per una straordinaria mitezza, beati i miti, ossia un pieno dominio sull'irruenta e talora violenta passione dell'ira, unito all'esercizio di una grande affabilità e dolcezza con tutti. I santi, appunto, più importante il corpo e la salute del corpo o l'anima. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Che significa? I santi hanno spostato l'asse della fame e della sete naturale, che per carità tutti abbiamo, però verso l'orizzonte celeste, non fame e sete materiali, ma fame e sete di giustizia, cioè fame e sete di santità, cioè trasferendo nel desiderio della santità quello che ordinariamente è, come dire, l'oggetto principale, la preoccupazione principale di chi vive sul pianeta Terra, appunto là, il mangiare e bere. E come hanno nutrito l'anima? Con l'Eucaristia, con la grazia santificante, per raggiungere il grande ideale della perfezione. I santi sono stati sempre misericordiosi con tutti, per la verità con tutti, tranne che con se stessi, un po' di meno con se stessi, e prodighi e larghi nella pratica di tutte le opere di misericordia spirituale e corporale. Sono stati puri di cuore perché non si sono accontentati di dominare gli impulsi e i moti della concupiscenza con la continenza, quindi trattenendosi, ma e nemmeno di santificarle con l'autentica castità, ma questa violenta passione l'hanno sradicata dal cuore, non permettendo nemmeno che inquinasse i pensieri e i desideri. Tutti i santi sono vissuti e vivono in una pace celeste, per questo che sono operatori di pace, e la diffondono in tutte le opere che fanno e in tutte le parole che dicono. E infine i santi, tutti, sono stati perseguitati. Molti sono morti martiri, abbiamo sentito la seconda lettura dal libro dell'Apocalisse. Altri sono stati martirizzati con le calunnie, con l'incomprensione, col giudizio, e tutti hanno vissuto quello che si chiama il martirio di ferro, cioè l'esercizio diuturno, continuo, costante e perseverante della virtù, che richiede sacrifici e rinunce diluite nel tempo, che solo una volontà ferrea, tenace e risoluta nel conseguire la meta può sostenere. La santità è la via della felicità, anche terrena. Sappiamo che tanti nostri fratelli e sorelle ci hanno creduto e l'hanno vissuta, ci hanno preceduto. Tutti possiamo percorrerla. Basta solo credere che questa e nessun'altra è la grande possibilità per vivere bene e felici anche in questa vita e raggiungere un alto grado di beatitudine e di gloria nell'altra. Siano lodati Gesù e Maria. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo.